RUS, la rete delle università per la sostenibilità, per aver voluto organizzare questa giornata, la terza a livello nazionale nel nostro Abruzzo, quindi sul Gran Sasso, sul quello che possiamo definire l'ex ghiacciaio del Calderone, il ghiacciaio più a sud d'Europa, quindi una giornata di sensibilizzazione, ma le università sono costantemente in prima linea per combattere i cambiamenti climatici e per la sostenibilità. Ricordo che l'Università di Teramo ha ben 5 corsi di laurea in cui il termine sostenibile, sostenibilità, è addirittura nel titolo, e tutti i corsi di laurea dell'Università di Teramo hanno all'interno degli insegnamenti che hanno a che fare con la sostenibilità, così come i percorsi di ricerca e il trasferimento tecnologico, quindi quella che chiamiamo terza missione, così come delle scelte tipo plastic free piuttosto che l'abbandono dei motori endotermici per la mobilità. Quindi i cambiamenti climatici si combattono ogni giorno con le azioni, con la formazione e con la ricerca. Quest'anno l'evento nazionale di Climbing for Climate, che è organizzato dalla rete delle università per lo sviluppo sostenibile, si tiene proprio qua in Abruzzo, sul Calderone, il ghiacciaio più meridionale d'Europa, proprio come luogo simbolo delle trasformazioni provocate dai cambiamenti climatici. Questo evento è stato organizzato dalla rete RUS insieme all'Università di Brescia, che è un po' l'ideatrice di questa manifestazione. Thank you.